ma saranno un ufficiale 28enne dell'armata sovietica e un garzone fornaio di Montefiascone ad assumere la parte di protagonisti. L'andatura è forsennata, il caldo scioglie l'asfalto e le energie. Un etiope colpito dal sole viene portato via come un condor ferito. A 40 km dall'arrivo, sulla salita che conduce alla via di Grotta Rossa, il tenente Victor Capitonov, ciclista dilettante, riesce a sganciarsi. L'italiano Livio Trapè è l'unico a reagire, tutti gli altri perdono contatto. A 30 km dal traguardo, Trapè raggiunge Capitonov, che si fa trascinare come un vagone per due giri. Trapè è curvo, gli fa da gobba una spugna che tiene sotto la maglia. Al penultimo passaggio, Capitonov si impegna in una volata che lui sembra quella finale. Ha sbagliato il conto perché manca ancora un giro all'arrivo. Non è forte in contabilità, ma fortissimo in volata. Il panettiere di Montefiascone, ora che lo ha sperimentato, cerca di distaccarlo. Tutti e due adesso hanno un intento preciso. Trapè deve evitare di trascinare Capitonov, mentre Capitonov deve lasciarsi trainare fino al traguardo per risolvere la corsa in volata. Sono ancora assieme all'ultimo chilometro. Inizia il gioco delle finte e degli arresti, come in una gara su pista. Nessuno dei due vuole condurre la volata. Frena Trapè, frena Capitonov. Lo striscione del traguardo è là, in fondo al viale. Trapè lo vede. Sembra investito da una scossa. Salta in testa, è nettamente primo. Mancano 200 metri. 150. 100. È sempre primo. 50 metri, ancora Trapè. Ma ecco, Capitonov attacca al largo. Rimonta, vince di mezza ruota, forse di meno. Per il trionfo di Capitonov, la disperazione di Trapè. Mai più tornerà per lui il giorno di vincere un'Olimpiade.